Caucana, sbarco nella notte, 78 migranti, tutti uomini, sono arrivati sulla costa Eblea. Sono stati trasferiti al centro d'accoglienza di Pozzallo. Provincia di Ragusa, domani il TAR si esprimerà sui ricorsi presentati, intanto il commissario Scarso replica le dichiarazioni sul commissariamento dell'ente. A Carte è presentata mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Giovanni Caruso per l'opposizione grave e il ritardo per la nomina dei nuovi assessori. Comici, iniziativa della FIDAPA per ricordare Falcone e Borsellino, una conferenza del giudice Saito e una mostra di disegni. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Free News, seconda edizione del nostro TG. Apriamo subito con la cronaca. Questa notte primo sbarco dell'anno nelle coste ragusane. 78 migranti sono arrivati sulla spiaggia di Caucana nel territorio di Santa Croce. Per alcuni di loro sono state necessarie le cure mediche, mentre gli altri sono stati trasportati direttamente a Pozzallo per le operazioni di riconoscimento. Si tratta per la maggior parte di egiziani, tra cui anche minorenni. Sbarcati nelle coste ragusane 78 migranti, questa notte fra le 3 e le 4 un barcone ha scaricato sulla costa di Caucana in territorio di Santa Croce Camerina 76 extracomunitari, per lo più egiziani, tutti uomini, tra cui alcuni minorenni. Gli immigrati sono stati intercettati dalle forze dell'ordine coordinate dalla Procura della Repubblica di Ragusa. Un paio sono stati trasportati in ospedale perché avevano bisogno di cure mediche, anche se non si tratta di nulla di grave, mentre gli altri sono stati rifagillati e trasferiti presso il centro di accoglienza di Pozzallo per essere identificati. Proprio la Guardia Costiera e la Guardia di Finanza hanno avviato le indagini per rintracciare gli scafisti e non è escluso che si possano nascondere proprio tra gli immigrati che hanno attraversato il mare. Con la bella stagione e il mare calmo sono ripresi così gli sbarchi di clandestini sulle coste della Sicilia e di certo quello di questa notte è stato il primo purtroppo di una lunga serie di viaggi della speranza di persone che non hanno nulla da perdere e tentano la fortuna arrivando nel nostro paese. Continuiamo ancora con la cronaca. Pomeriggio di intenso lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Ragusa. Tre squadre hanno lavorato diverse ore nella valle dell'Ipper in territorio di Vittoria per domare un incendio di macchia mediterranea, canneto, serpaglia e arbusti che ha rischiato di espandersi anche nell'area abitata. Il fumo prodotto dal vasto incendio è arrivato fino al piazzale retrostante l'ospedale Guzzardi, dove una squadra dei vigili del fuoco è stata posizionata a tutela degli insediamenti dell'ospedale. Inoltre si è reso necessario l'intervento di un elicottero per operare getti d'acqua dall'alto. Infine un'altra squadra è intervenuta per la segnalazione di un incendio in contrada Buffa Castelluccio, sempre nella Valle dell'Ippari, lungo la strada provinciale 18, Vittoria-Santa Croce-Camerina. E a Vittoria carabinieri hanno tratto in arresto un cittadino marocchino che deve espiare una pena in carcere per spaccio di droga ed hanno deferito in stato di libertà altre tre persone. Arrestato un pregiudicato marocchino accusato di spaccio di droga, i carabinieri della compagnia di Vittoria hanno tratto in arresto Adnan Ahmed, marocchino di 51 anni, residente a Martignana di Po in provincia di Cremona, ma di fatto domiciliato a Vittoria nulla facente pregiudicato. L'extracomunitario era colpito da un ordine per la carcerazione emesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Cremona, dovendo espiare una pena di un anno, 9 mesi e 10 giorni di reclusione, poiché è ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso a Casalmaggiore il 31 ottobre del 2009. Al termine delle formalità di rito, il cittadino marocchino è stato portato in carcere. Inoltre sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica due vittoriesi di 25 e di 32 anni, entrambi pregiudicati, sorpresi alla guida di una Peugeot sprovvista di targa con a bordo 60 kg circa di rame ripulito dal rivestimento di plastica, del quale non hanno saputo fornire alcuna giustificazione sulla provenienza, il tutto sottoposto a sequestro. I due dovranno rispondere del reato di ricettazione. Infine un albanese di 25 anni, residente ad Acate, braccente agricolo, pregiudicato, è stato deferito poiché sorpreso alla guida di una Fiat Punto privo della patente di guida mai conseguita. 44 kg di marijuana sottratti al mercato ragusano, è stato arrestato a Messina un 27enne albanese che riforniva il mercato della nostra provincia. Sentiamo. Sottratti 400.000 euro al mercato ragusano della droga. Un carico di 44 kg di marijuana è stato infatti sequestrato a Messina dalle Fiamme Gialle. A trasportarlo un cittadino albanese di 27 anni, fermato nel corso di un posto di blocco istituito agli imbarcaderi della Caronte Tourist. Appena arrivato in Sicilia, il giovane è stato sottoposto a perquisizione. I cani antidroga hanno immediatamente fiutato nel bagagliaio la marijuana contenuta in 4 sacche suddivise in 10 involucri del valore complessivo di diverse centinaia di migliaia di euro. L'albanese è stato arrestato e condotto in carcere.
Sono stati condannati dal Tribunale di Modica tre scicliani ritenuti responsabili di detenzione di droga. I tre avevano nascosto quasi 40 kg di marijuana all'interno di un deposito di un magazzino agricolo di Donna Lucata. Erano stati arrestati lo scorso ottobre. Condannati per spaccio di droga, il GUP del Tribunale di Modica ha inflitto ai fratelli Carmelo ed Emilio Tudisco, rispettivamente di 52 e 46 anni, incensurati di Scicli, imprenditori agricoli, 4 anni di carcere e 20.000 euro ciascuno di ammenda, mentre a Peruccio Boschi, 57 anni, dipendente comunale sciclitano, 5 anni e 30.000 euro di multa. Il pubblico ministero Francesco Puleio aveva chiesto la condanna per tutti e 6 anni di reclusione ciascuno. Solo Emilio Tudisco è domiciliare, gli altri due sono detenuti in carcere dallo scorso mese di ottobre, quando furono arrestati dalla squadra mobile di Ragusa. La polizia infatti aveva rinvenuto, nascosta fra cassette di plastica in un deposito di un'azienda agricola di Donna Lucata, 40 kg circa di marijuana, uno dei più grossi quantitativi di sostanza stupefacente trovati negli ultimi anni in provincia di Ragusa. Furono sequestrati 19 panetti da 2 kg ciascuno. Nell'azienda la droga era nascosta per bene fra cassette di plastica utilizzate per la raccolta dei prodotti ortofrutticoli. Erano stati trovati dei cartoni contenenti pacchetti sigillati con nastro adesivo e sistemati in sacchetti neri, di quelli impiegati per la spazzatura. Una volta aperti era stata scoperta la considerevole quantità di erba pressata, che una volta smerciata avrebbe consentito di ottenere un guadagno presumibile di circa 200.000 euro. I due fratelli Tudisco, durante l'interrogatorio di garanzia, si erano detti estranei alla vicenda, addossando in sostanza le responsabilità solo su Peruccio Boschi. Non dobbiamo abbassare la guardia, questo è il messaggio che il comandante provinciale della Polizia Stradale di Ragusa, Gaetano Di Mauro, vuole sottolineare quando si parla di sicurezza stradale, un tema purtroppo sempre attuale. Mantenere la guardia vigile è un diktat che non bisogna mai dimenticare quando si parla di sicurezza stradale. Lo ribadisce chiaramente il comandante provinciale della Polizia Stradale di Ragusa, Gaetano Di Mauro, perché quella delle morti sulle strade è una problematica purtroppo sempre attuale. La stessa Commissione europea ha più volte sottolineato che nonostante i progressi realizzati in materia di sicurezza stradale in tutta l'Unione, durante il cosiddetto terzo programma di azione europeo per la sicurezza stradale 2003-2010, sono necessari ulteriori sforzi per migliorare la sicurezza sulle strade. L'obiettivo è duplice: fare sentire più sicuri gli automobilisti e ridurre il numero dei feriti e dei morti in seguito a sinistri. La provincia di Ragusa segue la scia dell'Europa e dell'Italia con importanti risultati, anche se, come appunto ricorda il comandante, non bisogna adagiarsi sui risultati raggiunti. È un campo sicuramente complesso, perché non ci si può mai rilassare, bisogna essere sempre allerta, quindi fare sempre una continua attività di prevenzione e di controllo. Però posso anche dire che è un settore, a differenza di quello che si crede, cioè che talvolta incidenti sono, come dire, un po' cadono dall'alto, una casualità. Non è così. Il 97% degli incidenti dipendono da un errato comportamento, da un mancato rispetto del codice della strada. Quindi, facendo delle buone campagne di prevenzione e di controllo, si può intervenire. Lasciamo la cronaca, passiamo alla politica e torniamo ad occuparci del commissariamento della provincia di Ragusa. Domani infatti il TAR di Palermo si pronuncerà sui ricorsi presentati contro il rinvio di un anno della tornata elettorale. Sentiamo. Si conoscerà domani il futuro della provincia regionale di Ragusa. Il TAR di Palermo si pronuncerà infatti sul ricorso presentato dal presidente della provincia e dai consiglieri provinciali contro il rinvio delle elezioni e la nomina da parte della regione del commissario straordinario a Palazzo di Viale del Fante. Sarà il TAR del capoluogo siciliano ad esprimersi per l'annullamento o meno del rinvio delle elezioni. I giudici amministrativi avranno un paio di giorni di tempo per depositare la sentenza, che dovrà tenere conto della tesi dei legali dei ricorrenti e della regione. In un primo momento il ricorso era stato depositato, lo ricordiamo, presso il TAR di Catania, che si era poi dichiarato territorialmente incompetente. Dunque, ultime speranze per il presidente assessore e consiglieri provinciali di restare in carica sono legate al ricorso, anche se le possibilità sono ridotte davvero al lumicino. E a proposito del commissariamento della provincia, in queste ore è intervenuto il commissario Giovanni Scarso, che rispondendo ad alcune dichiarazioni sul commissariamento dell'ente, giudicato come un atto di prevaricazione da parte della regione siciliana, ha dichiarato che la nomina, è stata fatta per legge.
Sono stato nominato in forza di una legge. Risponde così in maniera decisa il commissario straordinario della provincia regionale di Ragusa, Giovanni Scarso, replicando alle dichiarazioni di alcuni esponenti politici che avevano giudicato la nomina come un atto di prevaricazione della regione siciliana. Sono stato nominato commissario in forza della legge numero 14 del 2012, approvata dal Parlamento siciliano e che non ha trovato un'impugnativa da parte del commissario dello Stato. Di conseguenza, ha dichiarato Scarso, quella legge va applicata. Eserciterò quindi la funzione di commissario con i poteri del Presidente della Giunta del Consiglio Provinciale, perché questo prevede la legge. Per quanto concerne l'udienza davanti al TAR di Palermo di domani, per il ricorso presentato dagli ex amministratori riguardante l'annullamento del decreto di revoca dei comizi elettorali e della nomina del commissario della provincia, Scarso si è detto sereno, annunciando che da parte sua non ci saranno altri controricorsi. Le ipotesi in campo per ora sono tre. Il TAR può annullare il decreto di nomina del commissario e lasciare in vita gli attuali organismi, può decidere di indire le elezioni alla prima tornata utile oppure rigettare il ricorso e lasciare in carica il commissario. Intanto il commissario straordinario ha avviato oggi le visite istituzionali all'autorità provinciale per una prima presa di contatto con i vertici della prefettura, della questura e della Guardia di Finanza. Dopo aver reso visita al prefetto di Ragusa Giovanna Cagliostro, il commissario straordinario, accompagnato dal segretario generale Ignazio Baglieri, ha avuto un cordiale colloquio prima con il questore di Ragusa Filippo Barboso e poi con il comandante provinciale della Guardia di Finanza Francesco Fatica. E ci fermiamo adesso per una breve pausa pubblicitaria, torniamo tra poco.